Le radici di Telethon sul territorio aretino si fanno sempre più forti, ne è un esempio questo spettacolo, questa serata che avete organizzato all'Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi. L'obiettivo di Telethon, come lei ben sa, è la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare e la festa viene organizzata, è stata organizzata con la conduzione di Ilaria Lorenzini, che ormai è stata chiamata, come tutti ben sanno ad Arezzo, la madrina di Telethon di Arezzo. E poi avremo come ospiti Laura Falcinelli, una deliziosissima cantante aretina, e Santino Cherubini, che tutti conoscono come Penna, insomma. Ecco, qui abbiamo cercato di mantenere l'aretinità il più possibile, perché mi sembra importante che Arezzo meriti di questi eventi con i suoi cittadini, insomma. E poi abbiamo chi veramente ha dato un po' l'idea di tutto questo, due scuole di danza, di cui una è la piccola Etoile, con la quale abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a definire e organizzare questo evento. Poi abbiamo un gruppo di ragazze organizzate in un'associazione sportiva che vengono da Firenze, e questo credo che sia proprio veramente un fiore all'occhiello in questo momento della cittadinanza aretina, di avere queste ragazze, perché sono affette da spina bifida, e sapete cosa si tratta di, quando si tratta di spina bifida, le problematiche che sono. Queste ragazze ballano con le sedie a rotelle.